L'obiettivo di questo video è mostrare l'argomento da una prospettiva diversa. Non si cerca di convincere nessuno, perché chiunque è libero di scegliere in cosa credere. Perché dubitiamo del modello sferico? Perché non c'è nessuna curvatura? La curvatura non è stata rilevata su lunghe distanze, né viene mai presa in considerazione al momento di costruire canali, strade, treni e lunghe ferrovie. I palloni ad alta quota senza fotocamera ad occhio di pesce mostrano un orizzonte completamente piano a migliaia di chilometri di distanza, perché l'acqua cerca sempre il suo livello e l'acqua si adatta al suo contenitore sul fondo, ma rimane sempre in piano sulla superficie. Non può aderire alla parte esterna di una sfera, tantomeno se gira. Perché possiamo vedere a lunghe distanze luoghi e oggetti che non dovrebbero vedersi se ci fosse la curvatura. Quando l'imbarcazione che ad occhio nudo sembra affondare non si vede più, se prendiamo un teleobiettivo la vediamo ancora. Dopo un po' e ad una distanza maggiore non è più visibile a causa della prospettiva, della rifrazione e per i limiti della risoluzione ottica. Perché, secondo i dati ufficiali col calcolo della trigonometria sferica, si dovrebbe avere una caduta a causa della curvatura a distanze di centinaia o migliaia di chilometri, ma non c'è, perché la gravità è solo una teoria. Certo, ci sono le teorie di Newton e di Einstein, ma non c'è nulla che attira. Le cose cadono per densità, secondo il loro peso e a seconda del mezzo dove si trovano. Se sono meno dense del composto dove si trovano, per esempio nell'aria, galleggiano. Se sono più dense, allora cadono. È così. Perché gli aerei volano sempre in modo lineare. Decollano e raggiungono un'altezza costante e volano in modo rettilineo. Non seguono alcuna curvatura e da 12.000 metri di altezza si può vedere in lontananza che è tutto completamente piano, un orizzonte in piano a centinaia di chilometri senza alcuna curvatura. L'orizzonte è dove la Terra si divide dal cielo, perché non c'è niente che dimostra che la Terra ruota o che si muove. Tutti gli esperimenti dove hanno cercato di dimostrarlo sono falliti. Tutto quello che ci insegnano sono solo indottrinamento e teorie non dimostrabili. Ad esempio, il viaggio sulla Luna è alquanto dubbioso e a quanto pare non hanno mai lasciato la Terra. Quello che vediamo in televisione sono effetti visivi e speciali, come quelli che si vedono nei film da molti decenni. I satelliti non sono quello che crediamo. Le telecomunicazioni nel mondo tra i continenti corrono e attraversano gli oceani grazie ai cavi in fibra ottica sottomarini, collegando le nazioni. Così come con le antenne che triangolano i segnali elettromagnetici inviandoli e ricevendoli. Esistono dei satelliti installati su palloni e droni solari ad alta quota. Quello che vediamo nel cielo, gli astri, il sole, la luna e le stelle, sono luminarie e non determinano la forma del luogo dove ci troviamo. Ricordate, se le palle da biliardo sono sferiche, non significa che anche il piano del biliardo deve esserlo. Non sappiamo cosa ci sia oltre l'Antartide. C'è il Trattato Antartico firmato da più di 50 paesi nel quale si proibisce a chiunque di andarci liberamente. Fanno solo dei tour molto costosi e si possono visitare solo alcuni luoghi. Potrebbero esserci più continenti con più territori e più risorse. Ma non lo sappiamo, perché c'è qualcosa di segreto, nascosto e protetto. Purtroppo viviamo in un mondo dominato dal potere, dal denaro, dall'ambizione, da interessi, dalla corruzione, dalla manipolazione e dalle menzogne. Tutto indica che il mondo è piano, ovviamente con i rispettivi rilievi, non sappiamo dove finisce. Ma non è un disco che galleggia nel mezzo del presunto spazio. Tutte le antiche grandi civiltà rappresentavano la Terra come un piano, circondato da una volta o cupola, dove ci sono le stelle che girano attorno a noi. Tutto questo mondo è stato creato per noi, un mondo dove abbiamo tutto il necessario per la vita. È un sistema perfetto che funziona in cicli. Fate le vostre ricerche. A disposizione avete il fantastico e completo indice alfabetico attraverso il sito tinelli.eu. Sempre a disposizione, in bianco e nero, il libro Il Risveglio, a colori solo nella versione ebook.